Eccolo qua, Gian Battista Boer della Comba Gym di Pordenone, per cui siamo in piena ripresa delle attività, sia delle palestre che anche degli incontri. Siamo a fine agosto e per cui parlaci di questo inizio di autunno, insomma fine estate, inizio autunno. Fine estate perché è ancora calda, inizio autunno quello certamente, ma più che altro inizio delle attività che io spero si renda bellicoso nel senso del lavoro da fare pieno, perché i galà, i match, le gare in programma sono tantissime e si spera sempre di essere attivi un po' in tutte le fazioni, in tutto il lavoro da fare. E io lavoro con la Comba League e su questo c'è un grosso programma in preparazione, specialmente per l'8 di ottobre a Padova, dove ci sarà un grandissimo mondiale con atleti del calibro di Sanchai, Kaupon Lek, Yosen Klai e quant'altro. E Kaupon Lek sarà uno dei protagonisti contro in questo grosso evento. Quello che mi preme di più è che il suo avversario sarà uno di quelli che determinano bene o male il Kaupon Lek grande o il Kaupon Lek piccolo, nel senso che la vita e il proseguo di Kaupon Lek. Moses Alamrani, l'olandese che al momento è un atleta di punta, ha combattuto e combatte nel Showtime e combatte in grossissimi eventi, sarà per Kaupon Lek un punto d'arrivo e un punto di partenza per quello che è il prossimo anno, per cui un evento sicuramente che dovrà essere preparato e lavorato in dovute maniere. Com'è la scena sportiva di questo ambiente a Pordenone? C'è fermento? Gli allievi sono Ma gli allievi ci sono, diciamo gamba. Che la palestra è la palestra più grande del territorio, perlomeno la più preparata e la più professionale del territorio. Non parlo solo della mia figura, perché ci ho messo sempre l'anima, il corpo e la professionalità in tutto quello che faccio, ma anche negli atleti che mi gravitano all'interno. E questo è un bene da una parte ed è un bene che deve continuare ad andare avanti. Insomma. C'è qualche allievo che ti dà insomma, particolari speranze per il futuro? Sì, ci sono degli allievi, delle giovani leve oltretutto, che stanno facendo strada e che a mio avviso daranno i loro frutti tra qualche anno, perché uno sono molto giovani, sono ragazzi 16-17 anni e due hanno molte caratteristiche che messe insieme determinano quello che è il DNA di un campione. Vuoi farci qualche nome? Posso parlare di un giovane emergente che si chiama Jonut, è un 83 kg e ha 16 anni. È veramente un... È di Pordenone? È di Pordenone, abita a Pordenone, lui di nazionalità rumena, però è veramente un'esplosione di potenza nel K1 e anche nella Muay Thai. Infatti i mondiali a Roma ha fatto dei risultati veramente stratosferici e ha dimostrato di essere un gran buon combattente. E dopodiché abbiamo altri atleti che italo-marocchini che si sono integrati e che stanno crescendo, ragazzini di 16-17 anni, atleti nell'MMA, atleti americani. Noi abbiamo la fortuna di avere la base americana vicino, per cui sì, questa è una fortuna da una parte, e atleti che vengono dal wrestling universitario e che hanno già fatto le loro gare e quant'altro e che sono molto molto forti. C'è questo Caleb Desert che è veramente è agli inizi, però se lo guardiamo è una statua, un bronzo di Riace fisicamente, ha una esplosività e un modo di combattere sul ring che è veramente da Marines. Quale persona lui è? Lui è un Marines in forze all'USAF americano, in aviano,
ed è un'altra delle figure su cui stiamo puntando perlomeno per i prossimi 4 anni, visto che loro vengono spostati di continuo. Però c'è un buon lavoro da fare, secondo me sono personaggi che oltretutto vedremo nel galà del 26 di novembre a Zoppola, di Pordenone, dove l'MMA e la Muay Thai saranno i due piatti sulla bilancia che porteranno avanti la kermesse. Magnifico, allora ci diamo ulteriore appuntamento sempre con la Combat Gym di Pordenone a vedere questi atleti certo emergenti. Sì, ma certo che sì. A presto. E vinca il migliore. Ciao, grazie.